Questo programma è offerto da Centro Servizi RAR, una struttura in sinergica collaborazione con CAF Italia SRL e il patronato EPAS. Attraverso il CAF Italia ottemperiamo alle richieste di natura fiscale come compilazione del modello 730, compilazione del modello unico persone fisiche, RED, ISEE, successioni, contratti di locazione, misure catastali e tanto altro ancora. Attraverso il patronato EPAS aiutiamo i nostri assistiti ad ottenere prestazioni di carattere previdenziale come pensioni, disoccupazione, assegni familiari, maternità, permessi di soggiorno, infortuni e tanto altro. Ci trovi in piazza Mazzini numero 30, alla Lamezia Terme, telefono 0968 40 77 61. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Quando come faccio vedere quando mi arrabbio? Non ti incazzi. Io sai, quando mi incazzo io mi geno per il sole. Uscia, voglio leggere, uscio. Uscia. Va bene, va bene, va bene. Ecco, c'è scritto qua che non riesco, non ci vedo. Aspetta, scusa. C'è scritto qua un titolo, per favore. Qua, speleologi. Che è? Speleologi trappolate, grande paura. Ma dove, ma che è successo? Entrano tonne. Quattro. Come c'è scritto qua? Speleologi. Speleologi. Come c'è scritto? Speleologi. Speleologi lo stesso. Orologio. Speleologi. Speleologi, come io. Ci sono cose che si debbono leggere come si deve, anche per la gente che ci sente. Però guarda che dici. Momenti di difficoltà. Lascia perdere i momenti di difficoltà. Stiamo parlando di chi? Di? Speleologi. Tanto facile. Comunque per fortuna, anomala. Per fortuna. Anomala, che devo dire? Per fortuna. Onda anomala. Anomala. Era mala una cattiveria proprio. Hai capito? Una onda anomala. Onomala. Anomala, che disgraziato. Ho scritto onomala. Anomala. Onomala. E questa onda anomala è stata veramente una disgrazia ieri. E comunque buongiorno, oggi buongiorno. Ne abbiamo tre. 3 giugno, ragazzi. Tanto per cambiare, e questa onda anomala ieri stava. È un circuito anomala. Ah? Da un'onda onomala. Ah, onomala. E dov'è la O? Anomala. Ma dico. Onomala, chiedo... anomala, e mi dai. Ti chiedo scusa. Anomala. Ecco la questione. Eccola questa. Ma no, è la questione degli accenti. Cazzo, dici speleologi. Speleologi, non speleologi. Casi dici anomala, no anomala. Anomala. Ed è ciò faccia l'anonima che ricordi. Anonima, se. E ciò faccia l'anonima. Anomala. Sì, ma da posso dire una cosa. Ma capisci come diciamo, questo è diretto, ti tocca a buio. Sì, ma ti chiedo questo scusa. Non è mio. Ti chiedo scusa. Ma non è che la mattina mi erano un teatrino qua. Noi facciamo sempre questa famosa rassegna stampa che vuole essere una finestra sulla città, a modo nostro ovviamente, alternando ironia, satira, cronaca, eccetera, gossip, eccetera. Ecco. Allora, intanto le condizioni meteo sono sempre variabili. Quando arriva l'estate ancora non lo sappiamo, non è domani, dato domani, sapere domani domani vabbè. Chi domani. È? Da sapere sti palli gialli lui. Urbe.
Ieri è stata domenica, giornata importante per la comunità di San Biase soprattutto, ma per la città di Lamezia Terme, perché fermo restando il rispetto per le tradizioni di ogni comunità, parliamo di Lamezia Terme. Ieri è stata la festa solenne, la festa solenne di San Francesco. Di San Francesco. Un mendicino, Francesco Mendicino, che mi spaventa, ma si sente, sì. Intanto auguri a Francesco Mendicino, anche se, anche se è in ritardo. Auguri Francesco. Credo che lui festeggi proprio il santo di San Biase, o no? Sì, perché San Francesco sappiamo che c'è la festa a maggio, eccetera. Allora, è stata una, ovviamente, la solita festa sentita dalla comunità, ripeto, soprattutto dei sambiasini, che lo hanno elevato al loro protettore praticamente. Perché a Lamezia voi sapete che non ci facciamo mancare nulla: tre protettori, tre squadre di pallone, tre comuni, insomma, la solita pantomima che, sinceramente, che nel 2019 fa semplicemente ridere. Pantomima. E adesso ci utremo, ogni volta devi spiegare a te che lo voglio dire. Un corteo, una processione che si è snodata per le vie della città, stata la presenza anche del Monsignor Arcivescovo Morosini, che non ha bisogno di presentazione, Arcivescovo della diocesi Reggio Bova, e poi c'è stato anche l'intervento per ultimo del nostro Luigi Cantafora, del nostro vescovo. E quindi anche oggi praticamente dovrebbe terminare. No, ieri è terminata la festa. Sì, ieri. Ah, ieri. Sì, sì. Ah, è già terminata, sì, ieri, chiedo scusa. Ieri. Oggi è stato un lapis. Tutto a lavorare oggi. È stato un lapis. Si dice, chiedo scusa, ieri hai detto lapis. No. Si dice lapsus. Lapisus. Non lapisus. Lapsus. Bella mordita, grazie, piena d'ombra. Stamattina. E quindi ci abbiamo ad un giugno, per la verità, pregno. Pregnato. E che vuol dire? Vedo fermo. Ah, è fermo. Pregno di manifestazione. Noi avremo a giorni su Corso Nomistrano una manifestazione a livello nazionale organizzata da Ruggero Pegna, ve lo ricordo, 6, 7, 8, poi arriverà, avremo modo di parlarne, la festa di Sant'Antonio, protettore della comunità nicastrese, e poi avremo San Pietro e Paolo, che sono i patroni di Lamezia Terme. San Pietro e Paolo. I padroni, vabbè. 6, 7, 8, non è che ci sono quelle cose belle che quando hanno fatto quel palco bello e ci sono i cantanti che vengono la sera. C'è una manifestazione a livello nazionale, molto importante. Perché non perde? Questa è bellissima. Insomma, pare. Abbiamo un giugno. Ma che stanno combinando? Nonno. Stamattina i muschi, no, mirano i muschi di fronte a noi.
E quindi avremo modo di non annoiarci, a quanto pare, almeno. Insomma, fino al 29. 29, giusto. Fino al 30. Fino al 29. Al 30. Giugno, 30 giugno abbiamo uno spettacolo da mettere. Senza contare le famose fiere. Sperando che. Come? Sperando ovviamente. Come fanno? Come no? Sperando ovviamente che non, per cortesia, per l'anima dei morti, per carità, non creati problemi, perché sta circolare Gabrielli è diventata solo alla media una iattura in tanti posti d'Italia dove ci sono veramente problemi di carattere logistico, organizzano di tutto e di più. Qua da noi pure un tano campo sportivo, pure su una spiaggia chiedono il per l'anima dei morti, fatelo per carità, per carità, per carità, per... e a proposito di permessi eccetera, ieri oltretutto si è festeggiata il 2 giugno la festa della Repubblica, la festa della Repubblica che non ha bisogno che io vi spieghi di che si tratta o meno. Ci sono state ovviamente, tanto per cambiare, non ne facciamo mancare niente, tre cerimonie, perché tutto divisibile per tre alla Lamezia Terme, se non succede la fine del mondo. Quindi c'è stata la deposizione di corone al monumento dei caduti, e questo è avvenuto ovviamente in piazza 5 dicembre a San Biase, su corso Nomistrano, Anni Castro, e in piazza a Italia a Sant'Eufemio dei Mesi. Mi fa piacere che i nomi dei caduti sulla stele ora sono leggibili. Noi abbiamo visto anche gli operai all'opera, lo abbiamo gridato in tutte le salse, in tutte le lingue questo fatto, e finalmente ci fa piacere che tutto sia tornato alla normalità. Ovviamente, ripeto, come ho sempre fatto, l'importante è che una cosa si faccia, poi chi la ha, chi non la ha, a noi non ci riguarda, ripeto, a noi il copyright non serve, a noi non ci interessano avere la primogenitura su ogni cosa, no, noi facciamo un servizio alla città. Se poi la commissione straordinaria, la dirigenza intervengono, rimuovono quel problema, a noi fa piacere. Né pretendiamo che i giornali facciano il nome, venga menzionata STT Televisione, non ce ne frega nulla, assolutamente non ce ne frega nulla. Allora, signor, dato che oggi siamo orfani del nostro editore. Sì, Giovanni si trova a Roma sempre per lavoro, ovviamente attinente la nostra televisione, e quindi probabilmente che chiama come suo, come ci gira andato? Come ci gira, se si ricorda. Vabbè, non si può scordare, noi siamo in rassegna stampa, lui magari sta già operando, noi lo sappiamo com'è la questione. Va bene, allora, Albino. Andiamo al momento tattico. Il momento? Tattico, come dite, al momento tattico. Albi, detto all'Ambrogio, come cazzo vuoi tu? Dico, perché se no io ti correggo e poi tu mi dici... Ah, meteo, è la stessa cosa. Chi l'ha detto? C'è tattico. Come? Andiamo al momento tattico.
Come dici? Voglio dire, dici, voglio dire, ah, vuoi dire? Ca. Ca. Ta. Catartico. R. Ca, catartico. Ah, il momento catartico. Bene. Ah. Il porismo. Allora. Amici miei nostri, amici miei nostri, amici miei, amici di Tonino, amici di tutti. Amici nostri. Amici nostri. Allora. Il pensiero del giorno, che dice così. Vado? A Dio stanno aspettando. Ciò che chiamiamo. Ah, ciò che. Queste cagne di parole che mi incantano. Ciò che chiamiamo. Meno male che ha detto chiamiamo, che ti può uscire pure un'altra parolaccia. E allora cerchiamo sta attento, almeno. Ciò che chiamiamo, caso non è. Che vuol dire caso non è? Caso non è e non può essere altro che la causa di che? Ignorata di un affetto noto. Ci duca. Ah, tu girare in da tomba allo compare, come chiama? Che? Voltaire. 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 Ah, Voltaire, il compare Voltaire. Voltaire. Voltaire, non Voltaire, cazzo. Voltaire. Ma hai potere pure Voltaire. O Voltaire dici tu o Voltaire, no? Non ti viene per esempio in mente, visto che l'abbiamo siamo incappati spesso e volentieri in Voltaire. Ah, no, se ti dirà re, Voltaire. Voltaire. No, è Voltaire. 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 Voltaire, questo si legge Voltaire. Voltaire, perché una cosa è scrivere, una cosa poi è pronunciare ciò che scrivi, capito? Così ti dice nelle scuole. Allora, ciò che chiamiamo caso non è e non può essere altro che la causa ignorata di un effetto noto, un po' complesso, è inutile che mi eserciti a spiegare. No, no, ma io non voglio fare il saccente, mi dà fastidio, qualcuno potrebbe pensare che qua sono in veste di saccente, quindi spocchioso, così cazzo, l'intellettuale. L'abbiamo letto, interpretatelo come volete, perché ci sarebbe da fare una dissertazione quasi filosofica su questo, diciamo, porismo. Porismo. Aforisma. Aforisma. Di questo aforisma. Oddio, però si può anche dire aforismo, anche se diciamo nella comunemente si dice aforisma. Vabbè, detto questo, sempre per non fare, no, no. Il professore, che lo lasciamo ovviamente da quella parte ad altri che sono molto, molto bravi, intelligenti, ne stanno facendo diplomati, laureati, i cabasisi su Facebook, che tutti non vi dico. Tutti bravi. Soprattutto adesso che parliamo di chiesa, volevo dire, bella, abbiamo un vescovo oggi amministratore, chiaramente in questo momento di vacatio della nostra diocesi, come è giusto che sia, e abbiamo un vescovo eletto che comunque deve essere consacrato, cioè lo deve diventare al 100%, c'è tutta una serie, c'è una cerimonia ad hoc per questo. Sapete che il nostro nuovo vescovo è padre, come io amo chiamarlo, Giuseppe Schillaci di Adrano, ormai sui social c'è chi ogni giorno fa gara per parlarci così, con là, eccetera. Ognuno ovviamente cerca di accreditarsi come vuole, come può, come vuole. È un problema suo. Certo è che nella cattedrale, che diciamo che è la chiesa simbolo, il Duomo di Lamezia Terme, ci sono dei sommovimenti, chiacchiericcio, pettegolezzi, che non fanno bene alla chiesa, non a noi. Cioè, parlate, però non fanno bene alla chiesa, perché poi trapelano le notizie.
è inutile che girate, votate, trapelano, e vi posso dire che non è, non esce un quadro idilliaco, non esce una cosa, no, cioè chiudete definitivamente questo momento di pettegolezzo, di chiacchiericcio, perché poi, voglio dire, inevitabilmente può arrivare alle orecchie del nostro nuovo pastore, e non ci agite una bella figura, insomma, non ci agite una bella figura. E visto che siamo sempre in tema chiesa, santi, eccetera, non posso non ricordare che si sta tenendo la famosa tredicina di Sant'Antonio, tredicina che ha avuto inizio il 31 maggio, come voi sapete, si chiuderà il 12 di giugno con la famosa poi nottata. Sarà una lunga notte, no, di veglia, eccetera. Anche questa è una festa molto sentita, questa volta dalla comunità nicastrese. Stamattina, parlando con Antonello Coclite, che voi conoscete, io ho detto: ma com'è la presenza? Mi ha detto che la presenza, diciamo, è sempre abbastanza numerosa, e questo mi fa piacere. Speriamo che anche l'abbigliamento sia consono, come ho detto più volte, a quel, ma dato che c'è uno di fronte che mi ha di sta maniera, evidentemente non volete capire, non volete capire che si tratta di una chiesa, non volete capire che si tratta di andare da un santo. No, non volete capire come si può dire il là, munus in ginocchio e munus li cosce li menne. Insomma, detto alla paesana, e chi su discorso? Avere un, la chiesa è sacra, abbigliamento sobrio, un abbigliamento giusto, un abbigliamento sobrio, serio. Un bei vestiti di monaca, di suora, eccetera, amarella mia tu, Carmen. Date una mano alla signora, cioè è stato un uragano che ha praticamente mandato all'aria tovaglioli, cose, eccetera. Ovviamente, che volete, ormai noi abbiamo tutti il Parkinson, ok, cani tre mani in mano, e quindi Giovanna ha arrivato con una macchinetta di caffè, con un nuovo servizio ovviamente, di tazzine, sicuro. Ne ha portato pure stamattina, ne ha portato pure una bella crostata. Crostata, non torta. Hai visto? Crostata. Come si chiama? Crostata. Ah, meno male con le gialle, devo dare chiamata crostata. Crostata, sta crostata di vitello. C-R-O, crostata. Crostata, benissimo. Andiamo, signor direttore. Stai calmo. Facciamo l'esame. Sì, ma ti faccio presente. Sì, 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 ti faccio presente però che se io sto indugiando con i tempi, e perché al giornale non c'è niente. Non si dice non c'è niente. No, non c'è niente. Non c'è una mazza. Non c'è una mazza importante. Perché si dice non c'è una mazza? Una mazza. Perché di mazze il Bercobo, come chiama? Le mazze di Bercobo. Mazze di Bercobo. Come si chiama? Ha conosciuto la mazza di Bescobollo, è uno dei supereroi, Bescobollo. Come chiamano? Come chiamano? Però ci arrivi che si tratta di chi lo sport, questo mi piace dal vero. Il lo sa, però poi no, ecco, si perde da un bicchiere d'acqua, quindi Bescobollo. Almeno, tu lo dico subito, pensiamo un t'affriggere, caro mio, È scritto Baseball. È scritto e si dice baseball. Ah, baseball. Vabbè. Baseball. Sapete che le mazze di baseball, quelle palline, proprio in sta maniera, no, un pano. Ma in sta maniera. Quindi c'è il boom. Ah, perfetto. È forte che lo sport, Insomma, diciamo che in America è popolarissimo, mentre da noi baseball, non ricordo più. Baseball. Va bene, vai con l'isso. Prima di tutto salutiamo il nostro vescovo Luigi Cantabro. Sì.
poi il nostro vescovo Gioiello, nostro Don Giuseppe Schignacci. Mi sono fermato, sai perché pensavo che avevo detto Don Vincenzo, invece Don Giuseppe Schignacci. Sì, sì. E poi non salutare l'arcivescovo di Catanzaro. Non salutare significa che devo salutare. No, allora devi dire come non salutare. Ah, come non salutare il nostro arcivescovo Vincenzo Bertolone. E mo che ci siamo, salutiamo affettuosamente Morosini, che Morosini, è stato alla Lamezia. Un buscio. Ma di dov'è il signor Morosini? Ma lascia perdere, non mi mettere in difficoltà, è di San Benedetto del Tronto. Morosini è stato a San Biase. San Benedetto da Tronto. È stato a San Biase. Quindi Morosini è un vescovo intanto importante, molto ascoltato, ed è stato per più 15 anni, non ricordo, a San Biase, quindi è una persona che conosciamo perfettamente e lo stimiamo tantissimo. Allora, il signor Albino Ambrosio vuole andare, è vero? Leggiamo, lei che si ricorda i santi. No, stamattina io leggo come io faccio io. Penso che il direttore... Santissimo Carlo Lavanga. No, Lavanga è il piccone. Non lo so, che c'è una doppia V, boh. Sì, in effetti si dovrebbe dire io... La manga, no? Allora, Santissimi. Carlo. Guarda, dovremmo leggere Luanga. Perché... Luanga, bravo Tonino, sì. Santissimo. Grazie. Carlo Luanga è Chiesa Cattolica Martire. Ci sono puntate. E io dico, Chiesa Cattolica Martire. Marte, è come se lei ti ricordo Carbinieri. CC. Si può dire corpo Carbinieri Martire. No, CC, quando sotto C è perché al plurale. Quando tu, per esempio, una volta si scriveva FFSS. E là hanno sbagliato pure per tant'anni, perché Ferrovie degli Stati aveva quel significato. Poi finalmente hanno capito, hanno messo FS. Ferrovie degli Stati. CC, conto corrente, no? Conto corrente, martiri. Conto corrente, martiri. Perché non erano pure conto corrente in paradiso. Certo che ce l'hanno, e là ce l'hanno sì. Ce l'hanno sì, quindi conto CC, quando incontrate CC, suba e cose. Io ho detto Chiesa Cattolica Martiri. Quando trovate CC a fianco, dico, sul vostro calendario, sappiate che significa conto corrente. Conto corrente, va bene. Poi Maria S.I. Dov'è la I? Scusa, dov'è la I? No, S puntata M.A. Maria Smag. Sama, è che nel supermercato. Sama. Scusa, ti chiedo scusa. S puntato M-A, no? Io faccio appello alla tua intelligenza, al tuo intuito. Che cosa può significare? E intanto lo hanno praticamente, questa maniera l'hanno accorciato, no? Se non ci capiva. Quindi Maria Santissima. Ah, allora, Maria Santissima della lettera patrono di Messina. Maria. Santissima. Quindi l'hanno per un motivo, no? Di capienza. È importante. Maria Santissima della lettera patrone di Messina. Poi Santo Oliva. Oliva. Oliva di Anagni. Oliva, no. Oliva. Oliva. Perché hai detto Oliva? Oliva. Hai detto Oliva. 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 Santo Oliva di Anagni. Anagni o Anagni? Anagni, sì. Che c'è tutto Anagni? Anagni.
No, non anagni, Oliva, Santa Olive. No, è Olive, ho cominciare, mo con Santa Olivia. 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 È pure Olivia, si può dire. No, Olivia è nata cosa? Oliva, Oliva. Santa Oliva. Santa Oliva, allora io ho detto giusto. Giustissimo. Intanto passiamo al meteo. Meteo che non è offerto dall'aeronautica militare, come vediamo, eccetera. Mamma mia, che c'è. Ma da Albino Ambrosio. Io non lo so, guarda, come fai oggi che il tempo non serve, è nuvoloso. Qua c'è poco, poco, ma un centimetro, manco, millimetri di centesimi, millimetri. Il che? Di un poco di nuvole bianche, poco, poco. Ma insomma com'è il tempo? Prevalentemente? Prevalentemente è buono. Soleggiato. Soleggiato. Domani per firmamente buono. Super? Per firmamente buono. Come ha detto prima. No, capo, quello che stiamo diventando veramente una barzelletta. Cioè non si può, no? Signor Tonino, se non ci fossi tu, la rassegna stampa non con mia, se avessi di chiudere, manco per te. Allora. Si deve chiudere. Con Giovanni no. Giovanni mi dispiace, se tu quando non ci sei mi manchi, ti dico la verità. Oh, mia, canta Cile, accenna. Sono onesto. Accenna il brano. Giovanni. Accenna il brano. Mi manchi, ma mi manchi assai. Ma che cazzo sta dicendo? Mi manca di cosa il casaccio? Mi manca la canzone di Fausto Leale. Fausto Leale. Ma... mi manchi, ma se c'è un come te. Mi manchi. Vorrei che tu non ma ci fossi. Tu sei il nome di cose, di folco. Tu sei, ma no, quale folco? Di folco. Tu sei un bifolco. Io sono un Albino Ambrosio, ministrello del folco. Ministrello. Più che ministrello sei una minestrina. Una minestrina. Da? Ma bella minestrina. Lo sai che facciamo? Dato che Giovannella nostra l'ha portato. Non lo devi dire. Dopo, perché voi sapete che la mattina facciamo un black. Un black che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire black? Mandiamo la pubblicità. Bravo. Ecco a voi, pubblicità. Arpaia, distribuzione contenitori in vetro per l'industria alimentare. L'azienda è in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente nella scelta del contenitore di vetro in termini di forma, colore e caratteristiche. Bottiglie standard e speciali per vino, olio, distillati e vasi alimentari. Arpaia garantisce la qualità certificata dalle più severe normative europee. Arpaia, voi pensate al prodotto, al vetro pensiamo noi. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Quando dico una cosa, è quello che dico io. Un caffè. È quello che dico io, guarda che bella torta. Questa si chiama crostata. Come? Con amaretti. Amaretti. Amaretti, quindi dolcino. Ah, è dolcino amaretti. Con amaretti. È crema pasticcera. Ma come hai saputo dire, caro mio? Sì. Albe, io mi ho ubicato, tu? No, io mangio, lo so, io mi faccio canone. Ieri ma pare che ti tramare, ma sono imbevuto un litro di vino. Ti sei imbevuto? Imbevuto un litro di vino, Giovanni. Un litro di vino sono bevuto ieri. Ma era lo nostro almeno. L'ho rigerisciuto. Ma era lo vino nostro almeno. No, ma signor Giovanni, io conosco il vino. Ci hanno fatto è un grave. No, e ci chiamo che c'è il vino, ci mancherebbe. È già, grave, ma già cari anche dei caffè con il buon vino, muovi ci chiedono. Piano già, piano già. Come si dice questo? Sto rimeniando. Ecco, brava davvero. Ecco, però io mi sono un po', diciamo...
perché non ci avete messo la piattina di sotto? La piattina mi ha detto la piattina, la signora Giovanna. La piattina ci vuole. Prova la torta. Ah? Un po' di torta la provare. No, la torta dopo il caffè. Mai prima. Ma prima di tutto il caffè è buono, sì. Sì, lo so, però ogni volta che io esci, ogni volta che esci mi ha paura perché arriva sempre con una quantità di caffè. Caffè, capito? Siamo tutti quanti praticamente. Perché fa male il caffè. Allora, è buono, però. No, prima parlavamo nel nostro consueto intervallo. Cioè, parlavamo che c'era un arboricico qua vicino. E si parlava, e Albino ci raccontava com'è la storia. No, è vero, no, dove abitavo prima io a Contratescena? C'era un albero di fico, ma di fico veramente dolce, belle bianche. Sì, se però non cominciare. Mi sono fermato, cosa, mezza asciata, ma io fermato e mi hai tirato uno. E poi c'era il padrone. E tu mi hanno una cazziata di tui. No, invece no. Cioè tu che mi stai tenendo te? Albe, non c'è problema. Ti può tirare pure l'albero e venuto dopo. Perfetto. Che bellezza. E che se ne ma io sempre educatamente, piano piano, tirare solo. Pure, non certe che fanno, si fermo, perdo, tira nei cimi, forse non ci arrivano. Ma poi mi ha contato pure che. Sì, qua diciamo un mese di agosto. Alla strada di Zingarone, che poi si scende a Zingarone, si va alle cucine, no, come si chiama? Sì, no. A San Benedetto del Tronto, dove sono corso? A Gustar Sizio si va di là. Poi si scende, come si va a Zingarone. Come si va a Cremona. E là c'è un bel piede puro di c'è un amico mio, che adesso lo saluto, che è andato in cielo, il suo figlio, l'abbiamo fermato, c'è detto, oh Enzo, devo mangiare qualche cosa, dove? Andiamo, non ti preoccupare con me. E io ho portato a Zingarone, hai portato a Zingarone. Qua di fronte c'era il padrone, c'è questo scusa, non so, c'è tu io sei interrone. Alberti, puoi mangiare quello che vuoi, non ti preoccupare. Ti può piare pure l'acqua, pure qua, tu può piare. Bello davvero, guarda. Però educatamente sempre. Esatto, la cosa che mi ha colpito in questi racconti, qual è? Ognuno ci ha detto ti può piare pure l'albero. L'albero. Albino, praticamente la casa deve avere una foresta. Una foresta. È vero. Ma da portare tutta la casa all'albero. Ma se puoi venire con un bello cestino e te quegli tu. Ah, perfetto. Bene. Sai che il cestino lì una volta, la manica. Si chiamava Panaro. Panaro, bravo. Panaro. Cestino. No, cestino. O è che dato. Panaro. O no? Sì. Allora, signor direttore. Allora, andiamo a qualche notizia. Diamo qualche notizia. C'è una apertura di pagina sul Quotidiano del Sud che riguarda il pentito Gennaro Pulice, che ha raccontato gli affari per i parchi a Cutro. Ovviamente si tratta di vicende di 7-8 anni fa e fa tutta una dichiarazione abbastanza, voglio dire, precisa di quello che avvenne, questa riunione che c'è stata tra rappresentanti di 'Ndrangheta, molto importanti, e aggiunge, parla di un imprenditore di Lamezia e dice l'impresario di Lamezia a noi collegato che doveva effettuare i lavori in quell'area, insomma un'accusa molto molto pesante, molto pesante, e che quindi ha bisogno, voglio dire, di chiarezza, voglio dire, di riscontri, come si suol dire in questi casi, perché, ripeto, tutte le notizie che riguardano i pentiti eccetera, bisogna comunque, almeno per quanto mi riguarda, questo è il mio modus operandi, eccetera, prenderli con le molle, no, perché questa esposizione, seppur precisa, dettagliata, che ha fatto il pentito,
ha bisogno sempre dei dovuti riscontri. Sulla, sui giornali, ovviamente, la mattina di lunedì, che è infestato il giornale di notizie sportive, non abbiamo nulla, nulla di rilevante da farvi sapere. Io mi permetto, se permette il sì, signor, ci mancherebbe altro. Prendo il, la Gazzetta. Degli speleologi abbiamo parlato, imprigionati in una gola, forse la gola, una delle gole più famose della Calabria, che si chiama addirittura Abisso del Bifurto. Praticamente si trova sulle montagne di Cerchiara, in provincia di Cosenza. Ebbene, questi escursionisti sono stati sorpresi da un'onda di piena che li ha costretti a riparare tra i cunicoli. Stiamo parlando di 600-700 metri di profondità, quindi non è uno scherzo. Per fortuna, un quinto componente che si era, che era riuscito a mettersi in salvo, ha dato l'allarme e quindi tutto è rientrato. Per fortuna sono tutti quanti sani e salvi, sono stati prelevati. Vabbè, allora guardiamo il giornale assieme a voi. Di politica non ve ne parlo perché abbiamo già le palle piene. Ogni giorno c'è una notizia che apprendiamo, che è avvenuta nell'ospedale maggiore di Bologna, quindi un ospedale importante. Tre infermieri dormivano in corsia invece di stare a disposizione, invece di essere a disposizione dei pazienti. Durante il turno di notte dormivano in una stanza, beatamente. Ebbene, il provvedimento è stato immediato, dopo un'inchiesta interna, per la verità durata 5 mesi, e quindi, quando i riscontri erano importanti, sono stati licenziati. Licenziamento in tronco. Guardate qua, io a questo licenziamento in tronco ci credo poco. Va bene, hanno preso il direttore dell'ASL di Bologna, ha preso questo provvedimento. Io sono convinto che questi infermieri impugneranno il provvedimento e saranno reintegrati. Spero di sbagliarmi, ma io di questi casi ne ho letti a bizzeffe, diciamo. Allora, io dico una cosa, direttore. Mi dica, mi chiamare direttore. No, signor Tonino. Pargami spunto. No, dico una cosa, no. Non c'è lavoro, a gente che lamenta. Voi avete un gran lavoro, avete un lavoro che veramente fa invidia. Essere impiegati all'ospedale, perché l'ospedale è ospedale. Come fate? Io non lo so. Io, o non avete voglia di lavorare, o non lo so. Hai detto tenetevi giù, caro, la gente non c'ha il lavoro, la gente si ammazza con c'ha il lavoro, e voi che l'avete lo volete perdere. Io non lo so. Brava, ma... Dalbino, hai detto una cosa. Che il lavoro è una cosa seria, specialmente l'ospedale. Hai detto una cosa sensata. Non è che eravamo impiegati a tagliare erba, cose, va? Dormite 10 minuti, va, taglio dopo. A proposito, ieri sono stato a Nocera. Intanto sono stato sulla spiaggia, c'era un sole meraviglioso e strano. A Nicastro piovigginava, alla mezza piovigginava, a Nocera c'era un sole incredibile, tant'è vero che io sono stato sulla spiaggia senza maglietta, quindi però, dato che ieri ho preferito farmi una passeggiata con la macchina e ho costeggiato praticamente tutto il litorale da Nocera a Lamezia, ho notato tantissime chiazze in mare. Quindi siamo in assenza di turismo, siamo in assenza di folla, cose eccetera, eppure ho visto il mare
pieno di chiasse, quindi di sporcizia, di schiuma, eccetera. Praticamente ogni anno ripetiamo, ribadiamo le stesse cose. Sicuramente, certamente al 100% tutto ciò avviene anche per scarichi abusivi. Io mi rendo conto che monitorare, controllare tutti questi scarichi abusivi è un lavoro immane, elefantiaco, che ha bisogno di una task force incredibile, però guardate qua, ne abbiamo fin troppi scarichi abusivi, quindi quello che ho visto ieri, per la verità, non è un bel augurio per la stagione che da qui a poco dovrebbe avere inizio, per la stagione estiva. Ma comunque si hanno perso tutte le spiagge, il mare ha distrutto tutto. È l'uomo che ha distrutto tutto. È l'uomo che ha distrutto tutto, almeno. E meno male che dove vado io, a mare da a Cafarone, si dice, no? Al Cafarone, diciamo, la spiaggia è abbastanza bene, veramente. Io sto ovviamente sfogliando il giornale davanti a voi, cercando, c'è questa indagine a cura del nostro procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, un'inchiesta che parte per la verità da lontano, ebbene è uscito fuori il coinvolgimento di due sacerdoti, addirittura indagati per tentata estorsione aggravata ovviamente dal metodo mafioso. È un'indagine, vi lascio immaginare, molto delicata, e riguardo a questo c'è stata da parte della diocesi di Mileto, guidata dal vescovo Monsignor Luigi Renzo, una presa di posizione piuttosto forte, tant'è che c'è questo scontro, se vogliamo, questo scontro tra diocesi e procura. E ovviamente Nicola Gratteri, come sua abitudine, tira fuori le prove, dimostra che non c'è nessuna malevolenza, figuratevi, no, ma ci sono le carte a sostegno delle tesi investigative. Quindi, caro Monsignor, si rilassi. Cioè non conosciamo Nicola Gratteri come quello che pare che assiste alla mattina e si copierà pizzicata. Ovviamente, se sono addivenuti a questa soluzione è perché evidentemente questa indagine è sorretta da prove abbastanza importanti, non dico inconfutabili, ma importanti. Ecco. Vediamo qua. Ma caro amici, c'è stata una. Che cosa? Una nuova scossa di terremoto a San Pietro di Carielà. Siamo in provincia di Reggio Calabria. Però non abbiamo parlato, diciamo. No, va bene. Innanzi, cittadini della Calabria meridionale. Bravo.
Vedete quello che dicevo prima? Censiti oltre 90 scarichi fognari. Io non l'avevo visto ancora questo articolo. E quindi ritorno, c'è un allarme lanciato da un'associazione e ovviamente riaccendi i fari su questa annosa questione. Quello che facciamo noi ogni anno da questo nostro pulpito, ci permettiamo sottolineare questo fenomeno, parla dei pericoli che corrono lungo tutto il terreno e anche sullo Ionio. Sono state rilevate tantissime criticità nel Vibonese, il Vibonese che è famoso, il Vibonese che presenta tra le spiagge più belle della Calabria e del Catanzarese. Qua si parla che una barriera di massi cela condotte abusive, quello che dicevo prima io. Quindi voglio dire, è inutile, ecco, esposto denuncia presentato da pochi giorni alla Procura della Repubblica. Cioè ogni anno esposti. Io mi rivolgo più, voglio dire tranquillamente, a tutti i calabresi, a tutti coloro i quali costruiscono abusivamente a ridosso della battigia, tutti coloro i quali non hanno provveduto a fare in modo che i loro scarichi fognari non confluiscano in vasche di depurazione, eccetera. Cioè noi dobbiamo rivolgerci a tutti sti abusivi, cioè quando diciamo che sono i calabresi i protagonisti negativi, ciao, di questa situazione. Ci ripetiamo sempre, l'esposto è la procura cosa può fare? La Calabria, per chi lo avesse dimenticato, presenta 800 chilometri di costa, 800 chilometri, praticamente Caccivò, non basta l'esercito, quindi bisogna fare appello a che cosa? Bisogna fare appello al buon senso dei cittadini, bisogna fare appello ai sindaci, no, che si muovano per tempo, parliamoci chiaro, ormai per la stagione estiva mancano un paio di settimane, è tardissimo, è arrivato a tempo scaduto, però perlomeno cercate di tamponare quello che è possibile tamponare. Questo lavoro va fatto durante l'anno, per 9 mesi, per 10 mesi, se no non ne usciamo più. Io ripeto, ieri purtroppo con mia grande amarezza, no, perché io ho fatto una passeggiatina con la macchina, quindi con una velocità moderatissima, bassa, e guardavo il mare, bellissimo, non vi nascondo, bellissimo, eccetera, però tantissime piazze di sporcizia, di schiuma, eccetera, senza contare che ogni tanto vedevo qua e là qualche cosa di plastica, qualche cassetta in plastica, cioè i soliti noti, i soliti sciacalli, i soliti Attila, che non hanno capito, vabbè che il problema del mare è un problema a livello mondiale, se ne sta parlando, eccetera. Lo stiamo assassinando noi giorno per giorno, quindi io non so più che dire, pare che ne abbiamo, vabbè, allora abbiamo finito, vediamo allora quella nave da crociera che ha speronato un battello da turismo a Venezia, ne avete sentito parlare, si sta parlando, vedi, se è possibile far circolare nella laguna di Venezia dei giganti del mare,
quali sono queste navi da crociera, no? C'è un traffico nella laguna che assomiglia al traffico congestionato di Roma nell'ora di punta. È possibile far circolare solo per business, no? Solo per denare, far circolare questi giganti del mare in una laguna quale quella di Venezia, che è un bene da preservare. Si sta parlando da tanti anni di vietarlo, fateli fermare al largo e poi magari portateli in città a mezzo battelli da turismo, barche da turismo eccetera, questi taxi del mare. Ma è una cosa, quello che abbiamo visto è incredibile. Meno male che ci sono stati quattro contusi, perché diciamo che l'urto è stato inevitabile, perché era senza ormai guida la grande nave da crociera e purtroppo ha toccato questo piccolo battello eccetera. Tutto meno è bene, perché finisce bene eccetera. Va bene, vi lasciamo, domani è un altro giorno, vi vogliamo bene, seguiteci. Adesso passo la palla al nostro cantastorie, ti raccomando, accetta la rovolati, trova un pezzo, trova un pezzo, sentono la chitarra, già si rilassano. Ecco che il mio Manchester, come si dice? Manager, Manager, che te lo porto, come si dice? Uno che ti porta dei strumenti, come si chiama? Ah, uno va a portare il suo manager. Allora, signor Francesco, cosa facciamo stamattina? Dico a te, ormai sei diventato un vivo. Un vivo. Dai. La ciopparella. Mamma mia, guarda, mi hai colpito proprio nel cervello. Me l'hanno chiesta. L'hanno chiesta. Va bene, va. Ciangi la mamma, capirti la figlia, ciopparella, ui toscanina. Ciangi la mamma, capirti la figlia, ciopparella di mammata, ciopparella di mammata. Cada le bave, e cummata tu bella, ciopparella bella. Cata li vavi, cumma sta zurella, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Picchi non piani, na vota cunnia, giovarella bella. Picchi non piani, na vota cunnia, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Porta un bacio, caiuti un bacio, giovarella bella. Porta un bacio, caiuti un bacio, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Con tutti gli stialini come mai, giovarella bella. Tutti gli stialline come mai, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Trema l'ulia, tutta gambera tua, giovarella bella. Trema l'ulia, tutta gambera tua, giovarella di mammata, giovarella di mammata, giovarella di mammata, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Bellissimo. Ah, bello, 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 bello. Okay. Allora facciamo una cosa, salutiamo e salutiamo i figli di Francesco, sì. Mendigeno, i nostri bellissimi figli, veramente. Il primo si chiama Pietro. Pietro,
a Pietro e poi il piccolino Mattia. 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 Mattia, ti voglio bene, quegli occhicini che ti guarda, belle, bellissimo. Bravo, 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 bravo il bambino. E poi salutare la moglie, no? Certo. La moglie di Francesco. E non salutiamo più nessuno. E ci vediamo domani, sempre se Dio vuole, allo solito orario, per la rassegna, la nuova rassegna stampa, un'altra puntata della rassegna. E poi salutiamo, va, lo salutiamo un'altra volta, sì, va, al nostro editore, va, sì, Giovanni De Grazia, che trova, si trova ora. Per motivo di lavoro, sempre per la televisione. Giovanni, ti vogliamo bene, ricordati presto, ti saluto e ci vediamo sempre di volo domani. Ciao, ciao, ciao a tutti. A tutti. Arrivederci.